E partiamo da San Sebastian e ci dirigeremo verso Bilbao per fare una visita veloce al Museo Guggenheim. Per poi dirigerci in direzione Fatima in Portogallo. Alla fine di questo video, passando per Cabo de Roca, il punto più a ovest dell'Europa, arriveremo alle Minas del Rio Tinto, un posto più vicino a un paesaggio marziano che a un paesaggio terrestre. Partenza! Ripartiamo da San Sebastian in direzione Bilbao per poi andare verso il Portogallo. Ci vediamo più tardi. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. Siamo arrivati a Bilbao, speriamo di non sbagliare ancora strada perché è un casino veramente, qua ci sono 500.000 strade. Che mega struttura. Il posto veramente strano, siamo in centro a Bilbao, vicino al Museo Guggenheim, proprio un posto fatto a misura delle persone. Qua ci sono i secchi pubblici per il lo shampoo. Qui ci troviamo di fronte a un mega ragno. La nostra tappa doverosa l'abbiamo fatta qui a Bilbao, ma dobbiamo proseguire. Il viaggio è ancora molto molto lungo, ci sono 500 km per arrivare alla fine di questo passo e ci vediamo più tardi. Ragazzi, ci siamo fermati a far benzina un po' prima di entrare in Portogallo perché eravamo quasi a secco. Siamo in un posto, si può dire, in mezzo al nulla. Qui siamo in posti proprio spagnoli dove non si vede nulla. Classico dei film della Spagna. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video.
ragazzi, siamo entrati in Portogallo, ci siamo cucinati anche quello che non si può dire, perché oggi c'erano 32 gradi in corsa, è stata una giornata un po' pesantina anche per i chilometri, e ne abbiamo fatti circa 600. Con sto caldo qua è stata un po' dura. Adesso siamo arrivati in hotel. Questo è il nostro hotel. Buongiorno amici, oggi facciamo una colazione portoghese. Chissà come sarà il caffè che ce l'ha fatto col pentolino. E ci affrettiamo a mangiare che dopo partiamo. Bene, ripartiamo. Oggi faremo tappa a Fatima. Questa qui era una tappa intermedia per riposarsi un po', perché altre 4-5 ore ieri sarebbero state tante col caldo che c'era. Quindi adesso attraverseremo il Portogallo. Porto lo salteremo perché purtroppo viene troppo lunga e dobbiamo accorciare un po' le tappe. E domani una tappa lunga per arrivare a Rio Tinto. Ci vediamo più tardi. Siamo per arrivare in centro a Fatima, eccoci qua. Fatima, welcome. Adesso andiamo a vedere dove abbiamo trovato l'hotel, però prima proviamo qualcosa di unto da mettere sotto i denti, perché è una fame feroce. Eccoci qui, siamo arrivati anche a Fatima, adesso ci facciamo un giretto qua a piedi e vediamo come è fatto, visto che eravamo in strada. Che piazza immensa, guarda che crocifisso, la piazza è una roba enorme. Ci vedi? C'è un po' tanto sole. Veramente è fastidioso anche perché il pavimento è bianco. Sembra quasi una ciurascheria, ma non per scherzare, ci saranno qui le candele. Qualcuno si chiederà, ma quel berretto là non è un po' piccolo? È la testa che è grossa, ha ragione la Paola. Sono tutte vetrinette con santini, questi qua sono tutti di padroni differenti.
partiamo da Fatima, andremo direttamente a Cabo de Roca, il punto più occidentale d'Europa, per poi passare a Lisbona e questa sera andremo dove ci sono le miniere del Rio Tinto. E senti che arietta fresca. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Partiamo da Cabo de Roca e andiamo in direzione Lisbona. Ospitale. Ci fermiamo, arriviamo troppo tardi dall'altra parte, perché bisogna considerare che c'è anche il cambio di fuso orario, ripassare dal Portogallo alla Spagna. Che figata che è questo ponte, pensavo fosse più corto, ma invece è veramente lungo. Siamo arrivati a Rio Tinto, adesso andiamo direttamente in hotel che abbiamo bisogno di una doccia fresca.
ci ha fatto le palle quadrate quel trenino qua. Adesso andiamo a vedere se l'acqua è così tanto aggressiva. Senti che odore che c'è nell'aria? È un odore ferroso, strano, minerale. Sì, non è pericolosa l'acqua. Ragazzi, siamo arrivati su Marte, guardate che roba. Adesso proviamo a assaggiare un po' l'acqua. No. Veramente ha dei quei colori qua, il terreno, tra inquinanti e agenti chimici e porcherie strane varie. Guardate che roba. Si riprende, verde a destra e rossa a sinistra.